Barbara D'Urso e Federica Panicucci, chi andrà via da Mediaset? Da settimane non si parla d'altro che del futuro lavorativo di Federica Panicucci e Barbara D'Urso. I due volti di punta di Canale 5, secondo quanto aveva riportato da Gospia, a partire da gennaio, sarebbero rimaste senza i loro programmi. Si era parlato di Simona Branchetti come conduttrice di Pomeriggio 5, mentre a Francesco Vecchi sarebbe stata affidata l'intera conduzione di Mattino 5. Va detto che erano solo voci mai confermate, ma nemmeno smentite da Mediaset. Ora, a distanza di qualche giorno, a fare un po' di chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il giornalista Francesco Canino, esperto di retroscena e dinamiche televisive. Secondo il giornalista, Barbara D'Urso non perderebbe il suo Pomeriggio 5 a gennaio. Carmelita, dopo le meritate vacanze natalizie, tornerà alla guida del contenitore pomeridiano di Canale 5, subito dopo l'Epifania. Sorte diversa per Federica Panicucci, che secondo Canino non verrà riconfermata a Mattino 5. Dunque la Panicucci verrà fatta fuori, mentre la nostra Barbarella potrà tirare un sospiro di sollievo. Questo è quello che sostiene Francesco Canino, ma come già detto in precedenza, nulla è confermato. I vertici Mediaset hanno le bocche cucite in merito al futuro delle due conduttrici, anche se non è un mistero il fatto che abbiano messo in atto una rivoluzione per quanto riguarda i contenuti dei due talk di Canale 5. In particolare, ad essere maggiormente rivoluzionato è stato il programma di Barbara D'Urso, che ha dovuto rinunciare a tutta quella parte legata al gossip e alla cronaca rosa, che in fin dei conti caratterizzava il suo programma. Da non dimenticare che in questa stagione le sono stati tolti, in un solo colpo, pure Domenica Live e Live Non è la D'Urso. Mediaset da questa stagione televisiva ha voluto puntare più su programmi di approfondimento, cronaca e attualità, affidandone la conduzione a giornalisti professionisti, vedi Francesco Vecchi a Mattino 5. Resta da capire dove rivedremo Federica Panicucci, qualora non venisse riconfermata a gennaio. La conduttrice è ancora sotto contratto con Mediaset e pertanto le potrebbe essere affidato un nuovo programma. Oltre ad aver rivoluzionato tutta una serie di programmi, i vertici di Mediaset starebbero anche conducendo una politica mirata sulle retribuzioni. Pare che l'addio di Alessia Marcuzzi, avvenuto nei mesi scorsi, sia in parte dovuto a questo. Voci di corridoio fanno sapere che alla conduttrice romana siano stati offerti un paio di programmi, ma che non se ne fece più nulla a causa delle richieste economiche di Alessia, ritenute troppo elevate da Mediaset. Questo sarebbe quindi il reale motivo per il quale la Marcuzzi, dopo ben 25 anni di onorato servizio, è rimasta senza nessuno show. Ora resta da capire cosa ne sarà della Panicucci, sempre che la voce su una mancata riconferma a gennaio sia vera. Secondo voi, verrà fatta fuori da Mattino 5? Contenti invece per la riconferma di Barbarella D'Urso? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!